Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Eccoci con il solito video riguardo l'aggiornamento delle ultime circolari e messaggi IMSS. In questo video ci concentriamo brevemente sull'ultimo messaggio pubblicato dall'Istituto di Previdenza Sociale, ovvero il 1962, pubblicato in data 9 maggio 2022. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Sono arrivati nuovi strumenti online per quanto riguarda la gestione dell'assegno unico e vi sono tre novità a disposizione dei genitori che hanno richiesto il beneficio economico, ovvero è possibile accedere allo storico dei pagamenti, avere una panoramica degli errori e delle varie anomalie che bloccano la domanda e procedere con la modifica dei dati inseriti in precedenza. Come dicevamo, ad annunciare l'attivazione di queste nuove funzionalità sul portale dell'INPS è stato l'istituto stesso con il messaggio numero 1962 pubblicato in data 9 maggio 2022. Per utilizzare questi strumenti messi a disposizione dall'INPS bisogna accedere come sempre con le varie credenziali di identità digitale, ovvero lo SPID, identità digitale, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi. Come dicevamo, la novità consta nel poter accedere a queste nuove operazioni, ovvero la lista dei pagamenti, visualizzare le posizioni con anomalie o incompletezze e modificare la domanda. Per verificare gli importi che sono ricevuti ogni mese con il dettaglio della modalità di erogazione, bisogna selezionare la sezione Consulta gestisci le domande che hai presentato e dopo aver effettuato l'accesso al dettaglio della domanda bisogna cliccare sulla nuova sezione Pagamenti. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.